Nella galleria faceva più freddo. Miller e io eravamo ormai vicini alla superficie. Presto saremmo usciti nel vento urlante per farci strada con le armi in pugno tra gli incubi ancora ignoti che ci aspettavano lassù. Il mio lungo viaggio era quasi giunto al termine, ma avrei avuto il coraggio, la volontà di arrivare fino in fondo. Ehi, Artyom, quando hai lasciato la tua casa nella stazione, pensavi mai che saremmo finiti in un posto come questo? Senza sapere se stavamo per salvare il nostro mondo o per spedirlo dritto all'inferno. Superficie dovremo attraversare l'avamposto militare, Artyom. Sento dei movimenti nella stanza accanto. Apri la porta, io ti copro le spalle. Qui sotto va tutto in malora. Usa questo sistema manuale ausiliario per aprire la porta. Artyom, guarda se trovi delle munizioni e dei medikit in quelle casse. Sei pronto, Artyom? Seguimi. Mancato. Beh, arrampicati e riprovaci. Ok, saliamo. Sembra che non ci sia nessuno. Indossa la maschera di gas prima di arrivare in superficie. Utilizzare e boccheggiare come un pesce fuor d'acqua. Ci siamo quasi. Questo è il teatro Corle. È molto vicino alla torre. Carica l'arma. Eccoli che arrivano. Usciamo. Ed eccola qui, Artyom, la nostra meta. Rispondi, Ullman, rispondi. Passo. Ti sento forte e chiaro, passo. Siamo alla torre, ripeto, siamo alla torre. Gli altri sono usciti, passo. Affermativo, abbiamo stabilito un contatto. Ormai dovrebbero essere dalle parti della torre, passo. Ricevuto. Ti contatteremo di nuovo quando saremo in cima alla torre. Lieto di vederti, colonnello. Hai sentito? Ascolta. Cosa diamine? Formate un cerchio! Calma. Guardatevi la spalla, ragazzi. Sì.
vita nelle gallerie non era facile, ma ormai quella era la nostra casa. C'è qualcosa di confortante nella routine, nel vedere le stesse persone giorno dopo giorno. Ma dopo l'intensificarsi degli attacchi dei mutanti, la stazione era in preda alla paura. Avevo 20 anni e non immaginavo cosa sarebbe accaduto il mattino in cui Hunter, l'amico del mio patrigno, arrivò alla barricata.